qua sulla pagina Viso in Forma durante questa nostra quarantena. Oggi è già la puntata numero 48, quindi siamo alla puntata numero 48 e sono più ovviamente i giorni perché ho saltato due o tre puntate, diciamo due o tre giorni, ma tutto il resto l'abbiamo fatto quotidianamente. Quindi grazie per chi segue queste puntate di Io Resto a Casa qua sulla pagina Viso in Forma e grazie a chi invece si è anche unito anche recentemente, insomma qualche giorno fa. Mi fa comunque piacere condividere con voi non solo argomenti di yoga facciale riguardanti il viso, ma ho piacere di condividere con voi anche altri argomenti. Infatti abbiamo avuto qui tanti ospiti parlando di diversi argomenti e anche oggi avremo con noi un nuovo ospite. Quindi intanto datemi qualche feedback che mi sentite e vedete, così poi passo subito al presentarvi l'ospite di oggi. Allora, vediamo se c'è qualche commento. Francesca, bene, Anna Maria, grazie per i feedback. Quindi si vede, si sente, perfetto. Dunque, come anticipato dal post che avete visto, oggi si parla di respirazione e ho il piacere di invitare adesso qui con me Federico Negrini. Federico, adesso ti collego. Noi accogliamolo con tanti like. Ciao Federico, buon pomeriggio. Ciao Petra, buongiorno. Buongiorno, Come grazie stai? per aver accettato il mio invito qua sulla pagina Viso in Forma. Grazie a te dell'invito, sempre un piacere per me. Sì, come ti ho anticipato quando abbiamo fatto le prove di connessione, io insegno yoga facciale e qua principalmente su questa pagina trattiamo più di muscoli facciali, su come invecchiare nel migliore dei modi e insomma anche parliamo di altri argomenti che riguardano il benessere, la salute, la bellezza. E tu sei esperto di respirazione e infatti per quello ti ho invitato proprio perché la respirazione è anche importantissima sia per mantenere l'organismo e il corpo giovane, il viso, ma poi per tutta una serie di fattori. Quindi ti lascio la parola se puoi presentarti anche e Certo, parliamo di respirazione. Quindi beh, intanto ti ringrazio a te per l'invito, che per me è sempre un piacere poter condividere questa possibilità qua. E mi fa piacere di essere ospite all'interno di un gruppo dove comunque si dà attenzione al corpo, a se stessi, al proprio benessere. E ci sono di diverse modalità, no, per prendersi cura di se stessi. Io negli ultimi 13-14 anni insomma, ho sperimentato tantissime cose e una di quelle che mi sento sempre di proporre, di portare avanti, di far conoscere alle persone proprio la possibilità del respiro. Che in realtà poi scopriremo che il respiro è soltanto un mezzo, perché gli stessi benefici magari si possono ottenere anche in altri mille modi. Ma respiro è quello che a me è piaciuto perché è quello che per me ha creato una svolta importante nella vita. Dico due parole di come mai negli ultimi anni mi sono focalizzato su questo aspetto qua. Sì, che tu sei trainer di respirazione consapevole, che poi ci spieghi anche cos'è. Sì, esattamente. Io sono un trainer di respirazione consapevole. In realtà, i miei studi, io sono di formazione un ingegnere, quindi arrivo da tutt'altro percorso. Quello che è successo, però, mentre facevo gli studi in ingegneria, anche un po' prima, diciamo che tra i 17 e i 21 anni, soffrivo di tanta ansia. Avevo molta ansia, che in diversi momenti sfociava in attacchi di panico. Diciamo che tra i 17 e i 21 anni ho vissuto uno dei periodi più bui della mia vita. E quasi per caso poi sono arrivato a conoscere, per caso sai che il caso poi non Nulla esiste, succede a caso, non lo dicono. so se è a caso, e per me di sicuro non è stato un caso, però mi sono imbattuto in una persona che è stata prima una mia amica che poi mi ha presentato a un altro trainer, il mio primo trainer, si chiama Max Damioli, un grande, che mi ha fatto fare un'esperienza. E mi ricordo che una sera ci ha fatto fare, eravamo in tante persone in una sala e ci ha detto di iniziare a respirare in un determinato modo, poi se abbiamo tempo magari qualcosina la facciamo anche assieme. Assolutamente sì. E nel giro di 2 o 3 minuti ho iniziato a sentire tutta una serie di sensazioni nel corpo, strane, alcune mi spaventavano, solo che dopo 3 minuti mi sono ritrovato che stavo ridendo, senza sapere come mai, e mi sentivo le spalle più leggere, mi sembrava di aver scaricato 30 kg di dosso e dico, ma che roba è questa qua? E da quella sera in poi mi sono reso conto che in realtà ho vissuto i primi 20 anni della mia vita portando la mia attenzione da qua a qua. Cioè,
c'era tutta una parte di corpo che non... Sì, la vedevo, la toccavo quando mi facevo la doccia, ma non mi rendevo conto che esistesse. Quindi ti approcciato proprio per esigenze tue, perché avevi tu delle difficoltà e poi ti è capitato appunto questo corso. Sì, esattamente. Diciamo che all'università, sai, quando hai ansia, che cos'è che tu succede poi? Che studi tanto, ma anziché portarti a casa il 30, ti porti a casa un 24, un 25, perché perdi punti, perché perdi lucidità. E poi l'ho visto anche nel mondo del lavoro, poi ho visto anche tante altre persone, no? Sei in una trattativa con un cliente, non riesci a essere performante, brillante come vorresti. Quando stai dicendo, devi dire qualcosa di importante a qualcuno che ami o a qualcuno che odi, e ti fai prendere delle emozioni, ti fai gestire delle emozioni piuttosto che essere tu a gestire la tua energia. Insomma, sono situazioni che ti possono portare giù essenzialmente. La cosa interessante appunto del respiro è che in maniera semplice, facile, veloce, autonoma, soprattutto gratuita, puoi iniziare ad entrare in pieno contatto con le tue emozioni. Questo è. Sì, tu in un ho visto dei tuoi interventi che hai fatto anche recentemente su Rai 1 o Rai 2, parlavi proprio della relazione tra la respirazione e gli stati d'animo. Infatti, esattamente. Lo stato d'animo in base alla respirazione. Vuoi dirti qualcosa su questo? Certo, perché è proprio il centro di tutto. Scusami, ti interrompo ancora un attimino. No, perché è interessante, perché anche nel mio settore, nel mio campo, i muscoli sono collegati con gli stati d'animo, perché se sei arrabbiato muovi in un certo modo i muscoli, quindi è difficile fare, non accompagnare lo stato d'animo con il movimento muscolare. Invece sì. Tu anche la respirazione è uguale, collegata con appunto lo stato d'animo. Esattamente. Allora, tutti sanno che respirare è vitale, cioè nel senso, se non respiriamo per più di qualche minuto moriamo, punto. Mangiare, bere, dormire, respirare sono le quattro attività fondamentali che dobbiamo fare per sopravvivere. Respirare è quella che possiamo farne a meno per meno tempo, cioè dopo qualche minuto che non respiriamo il cervello va in tilt e rischiamo di andare incontro a dei grossi danni. Quindi da un punto di vista fisiologico sappiamo tutti che è importante per quello. E da un punto di vista, diciamo, energetico, metaforico, da un punto di vista funzionale, è strettamente collegato alle nostre emozioni. Che cosa significa? L'esempio che faccio sempre è: se tu provi a osservare qualcuno che è arrabbiato, per esempio, o agitato, avrà un determinato tipo di schema respiratorio. Che cosa significa? Che gonfierà determinate parti del corpo, avrà un certo tipo di ritmo, un certo tipo di cadenza. Tendenzialmente una persona agitata o tesa avrà un respiro che è più alto, si sviluppa più nella parte del torace, clavicole, sarà superficiale e tendenzialmente magari in alcuni momenti potrebbe andare anche in apnea. Quando una persona è tanto tesa, va in apnea. E io vado anche nelle scuole a fare questi corsi qua, no? Mi hanno chiamato, nei licei soprattutto, dove ci sono le ragazze che si preparano, studiano e vanno in ansia, e poi prima dell'interrogazione qualcuna può capitare addirittura che svenga. Ma perché uno arriva a svenire? È perché non se ne rende conto, ma era già da mo' che non stava respirando. Certo. Il primissimo punto di attenzione che chiedo di fare a tutte le persone che ci stanno seguendo è: iniziate a osservare in quanti e quali momenti durante la giornata non respirate. Magari anche adesso sto dicendo delle cose e qualcuno per ascoltarmi è lì che è in apnea. Io ad esempio ai miei corsi in aula, quindi quando posso vedere le persone, quando insegno gli esercizi sono talmente concentrata le persone nel fare dei movimenti che infatti sono in apnea. E infatti per quello anche nei corsi online, quando invece c'è il video, devo ripetere proprio all'interno dell'allenamento respira, perché lo so dall'esperienza in aula che le persone non respirano, ma questo lo so anche per mia personale esperienza, quindi sembra scontato respirare, invece no, senza accorgercene stiamo in apnea. Esattamente, quindi meno ossigeno, più rigidità nel corpo e tutta una serie di meccanismi. Quindi tornando a quello che stavamo dicendo, una persona agitata avrà un certo tipo di respirazione. Una persona calma e tranquilla avrà un altro tipo di respirazione. Tendenzialmente, stiamo facendo delle ipotesi, ma tendenzialmente avrà una respirazione più bassa, addominale, più lenta, più profonda. Quindi la cosa interessante qual è? Che
Se io vado in ansia o perché devo fare una prestazione lavorativa, relazionale, devo fare qualcosa di importante, devo prendere una decisione importante, c'è un momento di stress perché c'è un imprevisto, potrei avere le mani che mi sudano, potrei avere il cuore che mi batte forte, potrei avere dei muscoli tesi. La cosa interessante è che non posso andare a dire alle mani sudate di meno, non posso andare a dire al cuore batti più lentamente, perché sono delle reazioni involontarie. La cosa interessante è che invece posso controllare in maniera consapevole il mio respiro. Quindi, se è vero che ogni nostro stato d'animo viene riflesso istantaneamente nel nostro modo di respirare, perché è una cosa istantanea, quando uno prende paura, fai buh, questo qua cosa fa? È istantaneo. Quindi le stati d'animo si riflettono istantaneamente nel nostro modo di respirare e in tutta la nostra fisiologia. La cosa interessante è che vale anche il contrario, che andando a modificare il nostro modo di respirare possiamo influenzare i nostri stati d'animo. E questa è la chiave, è la vera figata, cioè nel senso che se siamo consapevoli di come stiamo e di come stiamo respirando soprattutto, possiamo iniziare a gestire in maniera più consapevole le nostre emozioni e quindi non farci più trascinare, ma essere padroni. Qua già chiedono come lo controlliamo il respiro. Ma allora, guarda, ancora prima di iniziare a controllare, bisogna imparare ad osservare. Cioè, noi esseri occidentali, no? È proprio l'uomo, arriva, fa, briga, cambia. No. Prima cosa, ci fermiamo un attimo, ma lo possiamo fare subito, finché siamo qua, che ci stiamo ascoltando, no? Anche chi ci sta ascoltando da casa. Adesso non so cosa stiano facendo, immagino che siano o sedute, stiano facendo i lavori di casa, non ne ho idea. Qualsiasi cosa tu stia facendo, adesso ti prendi 30 secondi, facciamo massimo 60. Se sei seduto ti metti con i piedi ben piantati a terra, la schiena appoggiata allo schienale, se sei sul divano, se vuoi anche distesa. L'importante è che ti prendi una posizione che scegli consapevolmente, cioè non rimanere a caso. E semplicemente inizia a portare l'attenzione all'aria che entra ed esce. Se vuoi si può fare anche con gli occhi chiusi, puoi chiudere gli occhi e semplicemente portare l'attenzione all'aria che entra dal naso e che esce o dal naso o dalla bocca. Puoi notare come l'aria che entra è un pelo più fresca dell'aria tiepida che esce. E mentre l'aria continua a entrare e uscire, puoi iniziare a immaginare il percorso che fa entrando nel setto nasale, scendendo in gola, andando giù nella trachea, nei bronchi, negli alveoli, si diffonde nei polmoni. E pensa che ogni volta che tu fai un'ispirazione del genere, il sangue rilascia anidride carbonica che viene messa nei polmoni, che tu butti fuori. E solo il fatto di rimanere qualche respiro con gli occhi chiusi, mentre fai questo, ti inizio a chiedere di portare l'attenzione, per esempio, se percepisci delle tensioni nel corpo. Prova a notare come sta la testa, le mandibole, il collo. Le spalle, il torace. Osserva soltanto, non serve che modifichi. Osserva se ci sono delle pause tra l'inspirazione e l'espirazione. Se ci sono tensioni nel respiro, cioè l'aria quando entra, entra in maniera fluida. L'aria quando esce, esce in maniera fluida. Oppure ci sono degli scattini, tipo... E adesso prova a fare un bel respiro profondo e riempire bene tutto quanto, più che puoi, sentire quanto puoi respirare. Prova a fare proprio... E poi l'ultimissima cosa, puoi mettere una mano sul torace e una, e una
sulla pancia. Quella sulla pancia la metti circa sotto l'ombelico, quella sul torace sopra la linea dei capezzoli, per intenderci. E nota quale delle due mani si muove di più, quando inspiri e quando espiri. E quando vuoi, con un bel respiro di sollievo, puoi tornare qua e aprire gli occhi. Allora, vedi, questo sicuramente all'interno di questo gruppo la gente è più attenta. Cioè, mi auguro di non stare dicendo nulla di nuovo quando dico chiudi gli occhi, ascoltati un attimo. Il respiro è semplicemente un pretesto per portare l'attenzione dentro di noi. Ma solo un esercizio del genere, fatto 2 o 3 minuti prima di un evento importante, o la mattina prima di cominciare la giornata, o la sera prima di andare a letto, è un momento dove iniziamo a riportare l'attenzione dentro. E già questo può far tanto, può portare molta più attenzione. Quindi abbiamo già due cose che abbiamo imparato oggi. Prima, osserva in quanti e quali momenti vai in apnea durante la giornata. Perché c'è un perché vai in apnea. Il punto è che quando tu vai in apnea stai bloccando il respiro, bloccando il respiro blocchi il flusso vitale, sei meno pronto, sei meno presente, sei meno reattivo, sei bloccato. Immaginate che il primo respiro che facciamo è quello che dall'inizio della nostra vita, quando usciamo dalla pancia della mamma, il primo respiro è e dice ok, è vivo. E l'ultimo respiro che facciamo, l'esalazione finale, è quella che ci accompagna alla morte essenzialmente. Quindi primo e ultimo respiro ci danno l'inizio e la fine della vita. Respiro è vita, c'è poco da dire. E quando inspiro sono dentro, quando espiro sono fuori. E rappresenta lo scambio che abbiamo con il mondo esterno, cioè ci sono tutta una serie di cose. Portare attenzione a questo processo in maniera consapevole ci può veramente dare degli enormi benefici. Quindi, primo, porta attenzione a quanti e quali momenti vai in apnea. Secondo, prenditi qualche minuto durante la giornata, sceglilo, ma non quando ho tempo, perché quando ho tempo non lo farai mai. Inizia a scegliere un momento, ti lavi i denti, come ti lavi i denti, puoi prenderti anche 2 minuti per portare l'attenzione al respiro. E già questa è tantissima roba. Ora, poi si potrebbe andare avanti, sì. Vediamo se riusciamo a fare qualcos'altro. Però cosa succede? Che da qui in poi, quando iniziamo a respirare in un certo modo, il tipo di respirazione che ho preso, che porto avanti, è un tipo di respirazione circolare. Che cosa significa? Che è totalmente contraria a chi ha fatto yoga, pranayama, il pranayama, che è il yama del prana, cioè il controllo del prana, dell'energia vitale. Nello yoga si controlla il respiro per controllare le emozioni. Il tipo res di respiro che propongo io invece è un respiro che vuole far liberare il respiro per liberare le emozioni. Quando tu mi hai chiesto prima qual è la connessione tra respiro ed emozioni e stati d'animo, è proprio questa. Io faccio sempre l'esempio del bambino che da neonato respira in un modo e respira dalla sinfisi pubica alle clavicole, gonfia tutto, si gonfia e si sgonfia, pulsa. Un bambino appena nato pulsa, non è proprio una cosa che si gonfia e si sgonfia, si gonfia e si sgonfia. Man mano che cresciamo, respiriamo sempre di meno. Qua Qua. ci hai detto di mettere una mano sul torace e una sulla pancia. Qua vedo che alcuni scrivono che sentivano più la mano del torace, altri anche sulla pancia. Certo, allora, se dovessimo dire come si respira in maniera corretta, che è una cosa che a me non piace dire perché ognuno ha il suo modo di respirare, ma idealmente il modo fisiologico corretto di respirare sarebbe: si respira dal naso, quindi inspiro dal naso e se voglio espiro dalla bocca o dal naso, ma l'aria dovrebbe entrare dal naso, che così la ripuliamo di tutte le particelle. E la respirazione dovrebbe essere diaframmatica. Il diaframma, che cos'è? È quella roba che sta qua sotto le costole. È una cupola del genere che quando inspiro si appiattisce e quindi fa entrare l'aria, quando la rilasso fa uscire l'aria. Che cosa succede? Che per una serie di ragioni che oggi non abbiamo il tempo qua di Certo, poi se esplorare, vorrà approfondire potete contattare sì, Enrico. ma è per farti capire che il diaframma è strettamente collegato alla nostra pancia, cioè nella pancia io c'ho le mie emozioni primordiali.
un bambino che si gonfia e si sgonfia, quando ha fame piange, quando è felice ride, quando ha fatto la pappetta il neonato rutta e fa anche la scoreggetta. Mi spiego? E nessuno pensa di un bambino appena nato che piange, che rutta, che scoreggia, che sia una cosa schifosa. Anzi, è una cosa bellissima. Il bambino piange e la mamma dice: ha bisogno della poppata, se lo mette la teta, e il bambino ciuccia. Fa la scoreggetta, oh, ha fatto la scoreggetta. Fa la cacca, oh, ha fatto la popò, è festa. Fa il ruttino, ha fatto il ruttino. Questi qua sono tutti segnali che il bambino dà alla mamma per dirgli come sta, non può parlare, non ha linguaggio. Ma quei segnali fanno parte di un modo di comunicare che noi esseri umani abbiamo, ma che non è socialmente accettato. Perché al pranzo di Natale o alla cena di al pranzo di Pasqua, non è che alla fine del pranzo tira una scoreggia o rutto. In alcune culture c'è anche questo. Appunto, è questo il punto, è che in alcune culture c'è. E questo ci fa capire quanto siamo incastrati in degli schemi sociali che ci ammazzano. Perché tu puoi trattenere tutto quello che vuoi. Io ho trattenuto per una vita e trattenendo per una vita sono arrivato a 21 anni che mi sarei buttato fuori da una finestra perché non ce la facevo più, avevo l'ansia e gli attacchi di panico che non mi facevano più vivere. Era da una vita che stavo trattenendo perché pensavo di essere sbagliato, perché avevo sentivo delle cose, perché sentivo l'attrazione attraverso le donne arrivando da cultura. Io ho fatto il chirichetto, okay. Quindi una cultura molto, molto bigotta, se vuoi, ok? Ma la nostra cultura ci ha portato ad avere dei comportamenti sociali che vanno contro noi stessi. Adesso non dico che dobbiamo andare in giro a fare la cacca per strada, urlare a chi ci sta antipatico, ma la cosa interessante è quella di poter ritornare alla originalità del bambino con la consapevolezza di una persona adulta. E allora lì esplodi, diventi potente, perché metti irrazionalità e razionalità insieme ed esplodi. Uno dei concetti che porto sempre avanti è quello pancia, cuore, testa. Noi siamo nella società della testa, del cervello. Sembra che negli ultimi 100 anni il cervello sia l'organo più importante del mondo. In Oriente il cervello non è neanche considerato, si considerano i visceri come organi importanti, come organi vitali. Ma l'esempio che faccio sempre, perché bisogna respirare nella pancia? Come si chiama questa zona del corpo? Com'è che la chiamiamo questa zona qua? Se tu vai a farti prendere le misure per un vestito... La vita. La vita. Vita si chiama sta roba qua. Cioè, respirare nella pancia significa respirare nella vita. Mm-hmm. E noi la chiamiamo vita. E i giapponesi la chiamano ara. I cinesi lo chiamano Tantien, è la sede per i giapponesi quando si ammazzavano facevano Arakiri, il taglio di Ara, perché secondo la loro visione qua c'è conservata la nostra energia di base, quella che ci mantiene vivi. Una donna qua all'utero produce, è il centro della nostra creatività. Quando noi siamo nella pancia noi capiamo quello che ci piace, che non ci piace, è la nostra bussola, mi spiego? Ma sopra c'è il diaframma, se io quello che sento non mi piace, il modo migliore che posso fare per bloccarlo qual è? Blocco il diaframma, che così non lascio che questo messaggio, che questo segnale passi al resto del corpo. Quando sono neonato passa tutto, e quindi piango, rido, mi esprimo in maniera totale. Il bambino piccolo quando sente qualcosa la esprime, la persona adulta quando sente qualcosa tende a reprimerla, e per reprimerla blocca il respiro. Blocca il diaframma, e bloccando il diaframma blocca il respiro. Ecco che attraverso il respiro noi possiamo iniziare a tornare a essere più autentici noi stessi. Quindi, ritornando al discorso prima della mano sulla pancia, è qua, chi sente prevalentemente qua, che respira prevalentemente col torace, cosa vuol dire? Allora guarda, perché infatti leggo qua delle domande, ma cosa significa? Allora, a prescindere da quello che significa, dal perché delle cose, quello che noi cerchiamo di fare in questo contesto oggi è di portare l'attenzione alla pancia. Sentire la mano sulla pancia che si gonfia e si sgonfia. Se gonfi più in alto, che cosa significa? È che stai gonfiando più in alto e non nella pancia. Andando proprio sul pragmatico, no? Perché poi potremmo fare una lettura del respiro che uno che ha più alto, uno con la testa per aria. Ci sono diverse tecniche di respirazione, come hai già detto prima, infatti. Sì, ma guarda, più semplici siamo, più efficaci siamo.
Cioè, se oggi le persone che ci stanno seguendo facessero due cose. Primo, renditi conto di quanti momenti vai in apnea. Secondo, quando ti rendi conto di essere in apnea, che cosa fai? Fai tre bei respiri di sollievo. Mm-hmm. Ti va, Petra, se li facciamo insieme? Sì, certo. Respiro di... a casa, Facciamo una lezione. Come si fa un respiro di sollievo? Perché ogni tanto vedo la gente che fa respiri di sollievo così, tipo... Questo non è un respiro di sollievo. C'è qualcuno che fa così. Anche questo non è un respiro di sollievo. C'è qualcuno che fa così. Questo non è un respiro di sollievo. Un respiro di sollievo. Questi modi di respirare stiamo scoprendo. Questi modi sbagliati di respirare. No, il modo più naturale, adesso non ce ne frega niente se l'aria ti entra dal naso, dalla bocca, dalle orecchie. L'importante è che prendi una bella boccata d'aria, fai... Oh. Facciamo tre respiri tutti insieme. È un peccato che non vi riesco a vedere, però spero che ci seguiate. Ti siedi comodo, facciamo tre respironi di sollievo. Pronti? Partenza, via. E poi rimani un attimo in ascolto. Se li hai fatti bene, bene cosa significa? Quando è che ti rendi conto che li hai fatti bene? È che hai iniziato a sentire qualcosa. O un leggero stato di rilassamento. O anche un leggero giramento di testa. O un qualche leggero formicolio. Insomma, se hai percepito un qualche cambiamento, stai facendo bene. Normalmente... Qualcuno scrive. Cosa? Gira la testa. Ecco, questo è perché... Pensa quanto siete poco abituati a respirare se bastano tre respiri di sollievo per farvi girare la testa. Ok? Da assuefazione passa molto velocemente, cioè nel senso nel momento nel quale si inizia a respirare un pelino di più, dopo passa subito, insomma. Quindi qualunque sensazione abbiate, piacevole o spiacevole, passa subito. Poi se un giorno approfondirete con qualcun altro, non mi interessa. L'importante secondo me è una cosa che bisogna approfondire, sta qua. A me è sconvolto. Cioè, pensare che ho passato i primi 21 anni della mia vita dando testate sugli spigoli per cercare di capire qualcosa di chi fosse e tutto quanto, e poi ho scoperto che la soluzione era dentro di me, costo zero. Basta darci attenzione, un po' di tempo durante la giornata e ti può fare la svolta. Mm-hmm. Fare veramente la svolta. Liberatorio, formicolio, giramento di testa, fantastico. Pensate, con così poco già abbiamo iniziato a smuovere qualcosa. Normalmente durante le sessioni che facciamo, sono sessioni che possono durare dalla mezz'ora all'ora e mezza, in base all'evoluzione, alla pratica che ha fatto una persona, insomma, mm-hmm. Di roba se ne muove parecchia, insomma. Certo, perché come dicevi anche prima, dicevamo che la respirazione è collegata con gli stati d'animo. In alcune volte, quando si fanno queste sedute, diciamo, di respirazione, può sbloccare talmente i nostri stati d'animo che ti può venire da piangere, buttare fuori veramente le nostre emozioni. Esattamente, da piangere, da ridere. Ti racconto un aneddoto, scusa che sta muovendo tutto. Le primissime volte che l'ho fatto io, vedevo che c'era gente in giro che piangeva. E io no. E dico, ma con me sta roba non funziona? Io ero uno, ma tanto duro, cioè la mia pancia non si muoveva per niente. La tenevi. Madonna, ma cintura nera di controllo. Penso che dopo 2 anni che facevo questa pratica qua, che ogni settimana facevo 40 chilometri per andare da Vicenza a Padova, che c'era un gruppo che si ritrovava, non sapevo quello che stavo facendo. Tutti intorno mi dicevano, i familiari, gli amici, ma stiamo fatto il lavaggio del cervello, ma che cavolo stai facendo? Io non sapevo quello che stavo facendo. Ci ho messo almeno 4 anni poi per razionalizzare perché stavo facendo quella roba lì. Ma dopo, mi ricordo, un paio di anni ho fatto una sessione, sono scoppiato in un pianto, mi sembrava di essere un bambino neonato proprio che... Ma la cosa interessante è che è stato un pianto liberatorio, cioè uno che vede piangere magari si spaventa. Ma in realtà, cioè, dopo mi sono sentito come veramente con... Leggero. Leggero, libero. Come un ebete in giro sorridendo. Perché appunto, non vivendo tante cose nella vita per il contesto sociale nel quale viviamo, non è che il tempo le guarisce. È la più grande cazzata che ci possiamo mettere in testa, che il tempo guarisca le cose. Il tempo passa. Ma se tu non fai qualcosa su quell'aspetto lì,
Non cambia nulla. Non cambia nulla, sei tu che ti abitui a quella roba lì. Mm-hmm. Sei tu che inizi ad abituarti a quel livello di energia lì e ti inizia ad andare bene. Ma non sta cambiando la vita, sei tu che inizi a vivere di meno. Mm-hmm. Quando inizi a sbloccarti, vivi di più, quindi senti di più, nel bene e nel male. Vabbè, perché non vorrei mai che passasse l'idea, no? Che sta cosa qua ti salva la vita. Sì, a me me l'ha salvata. Ma non è che sia tutto rose e fiori. Oggi io sento molto più cose, Petra. Cioè, nel senso, se riesco a vivere livelli di felicità più alti di quelli di un tempo, livelli di concentrazione più alti di un pento, anche nell'intimità sessuale, molto meglio rispetto a una volta. Figata. Ma dall'altro punto di vista, cioè, quando vado giù, gli alti e bassi ci sono sempre. Sono alti e bassi che sono costruttivi, quindi un basso di oggi magari è più alto di dei punti di alto di 10 anni fa, ok? Oggi quando sono giù di morale, obiettivamente, faccio 10 volte di più rispetto a quello che facevo quando stavo al top a 21 anni. Mm-hmm. Non so se mi spiego. Certo. Ma quando vado giù, sento dolore, fastidio, frustrazione, ci sono queste cose qua, ma fa parte della vita. Non è che puoi sempre stare con l'aria dentro. A volte è l'aria dentro, a volte è l'aria fuori. Se stai soltanto con l'aria dentro, muori. Se stai solo con l'aria fuori, muori. La vita pulsa, si gonfia, si sgonfia. Ci sono alti, ci sono bassi. Qua chiedono, solo con il respiro ti sono passati gli attacchi di panico? Allora, diciamo che per me il respiro è stato l'apertura del vaso di Pandora. Da lì io poi ho fatto tutto un percorso, perché ho detto, qua c'è qualcosa, cioè bisogna capire, bisogna approfondire. Allora ho iniziato a fare Reiki, ho detto vediamo sta cosa, Reiki, che roba è, che appoggi le mani, scorre le... proviamo, ho provato quello, che all'inizio sono rimasto anche molto deluso, e poi invece ho scoperto tante altre cose, poi ho detto Reiki vabbè interessante, ma non c'è un cavolo di teoria dietro, quindi andiamo a studiare lo Shiatsu, ho fatto 4 anni di scuola di Shiatsu, ho studiato la medicina tradizionale cinese, la macrobiotica, il Tai Chi, Qigong, perché c'era la mia insegnante che era molto orientata su questi aspetti qua. Ho iniziato a fare esperienza del corpo, perché lo shiatsu tu vai a toccare tanti corpi, quindi iniziavo a confrontare me e gli altri. Uh-huh. Ho fatto diversi trattamenti, ho fatto tutto il fattibile, ho fatto i bagni nell'acqua fredda, sono andato nel bosco di notte. Il respiro per me è stato l'inizio, infatti è per quello che avevo esordito questa cosa dicendo il respiro è un mezzo, uh-huh. È un mezzo, cioè è quello che a me piace proporre. Ma io credo che si possa arrivare agli stessi risultati facendo ginnastica facciale, facendo riflessologia plantare. Anche mentre si fanno gli esercizi, quando si mantengono le posizioni, io anche dico ai miei allievi di concentrarsi sulla respirazione, quindi già lì rilassi e gli esercizi sono molto più efficaci perché ossigeni ancora di più l'organismo e quindi puoi abbinare queste due cose. Tipo una forma mini meditazione già ascoltando il respiro. E cioè il mezzo, quello vero, è un metamezzo che è la consapevolezza. Cioè io ci sono arrivato attraverso il respiro che poi mi ha fatto fare tutto un percorso, ma non è il respiro in sé, è il fatto della consapevolezza che ci mettono a fare quella cosa. Mm-hmm. Uno ci può arrivare all'eliminazione camminando, sì, mangiando, sì, in maniera consapevole. Mm-hmm. Tagliando i bonsai, facendo le pulizie in casa. Mm-hmm. Cioè sono veramente infinite le vie del Signore, no? Come diceva qualcuno. Mi spiego? Sì, sì. Allora, stavo vediamo. Leggendo qua un po' di cose, no, molto interessante. Ho la sensazione di mancanza d'aria. Come devo respirare? Allora, bisognerebbe capire se la sensazione di mancanza d'aria ce l'hai avuta dopo le respirazioni. E dovresti respirare con il diaframma. Quando manca l'aria è perché non stiamo dando... Cosa vuol dire, giusto velocemente, cosa vuol dire respirare col diaframma? Vuol dire... immaginarci di quella nostra pancia, o poi se vuoi spiegare tu. Sì, allora, quando è che ci rendiamo conto che stiamo respirando col diaframma? Vi dicevo prima, il diaframma è qua, ok, quando in situazione di riposo è così, quando inspiro si abbassa, abbassandosi la pancia esce. Quindi come se si gonfiasse, diciamo, un palloncino, quando sì, fuori l'aria si svuota. Che cosa succede però? Che bisogna stare attenti anche qua, che uno potrebbe iniziare a spingere con gli addominali per dire sto gonfiando la pancia. Non è uno stato di rilassatezza. Ed è per quello che quando si fanno le prime sessioni noi diciamo, senti, a me non me ne frega che respiri dal naso o dalla bocca, prendi tutta l'aria che puoi, così per forza il diaframma deve andare giù. Mm-hmm.
non usi i muscoli accessori, devi per forza usare il diaframma. Quindi fai. Per rendersi conto, casomai, per usare bene il diaframma, ti puoi distendere. Adesso vediamo se riusciamo a farvelo vedere da qua. Ti puoi distendere e metterti con le gambe tipo. Come si dice così? Non ti vediamo. Infatti, hai presente quando ti distendi, però hai i piedi appoggiati. Tipo lì, sì. Con le tipo così, però con la schiena indietro, certo. Insomma. Che così c'è un po' più di compressione nella pancia e si riesce a respirare un po' meglio. Mm-hmm. Ok. Ho la sensazione di essere apnea, devo pensarci per sbloccare il respiro. Bene, quando ti trovi in apnea, Maria Teresa, fai... Fai 3 respiri di sollievo. Poi c'è Marta che chiede: quale esperienza ti ha segnato di più tra tutte quelle fatte? È stato lo yoga il primo approccio alla riscoperta del respiro? In realtà no, lo yoga l'ho iniziato a praticare un po' dopo. Allora, perché poi è quello, no? Cioè, se dovessi andare ancora più in profondità, io ti potrei dire che quando ero a 20 anni, 21 anni, io non ce la facevo più. Cioè, io non volevo più vivere. Mm. Ho avuto la possibilità di fare un anno in Erasmus. Quindi sono uscito di casa. Io in casa, pensate che sono terzo dopo 2 sorelle. Mm-hmm. Cioè, i miei mi hanno sempre dato tutto. Cioè, per farti capire che non mi ha mai mancato niente alla vita. E nonostante questo, io 17 anni, 18 anni, avevo il male di vivere, avevo il coraggio di avere sta roba qua. A me che cos'è che mi ha cambiato veramente? Prendere una decisione, dire io così non ci voglio vivere. Mm-hmm. Ma cazzo, ma ci sarà la possibilità di stare meglio? Guardate che girarsi nel letto 3 ore la notte e addormentarsi alle 4 di mattina o svegliarsi con il cuore in palpitazione è brutto. Non riuscire a relazionarsi con i propri coetanei o con le persone che stanno, che incontri per strada, è brutto. Cioè, era un brutto vivere. La possibilità di stare un anno lontano da casa è stata la possibilità per me di reinventarmi in un paese come Barcellona, quindi spagnoli, sai, molto, molto amiconi. In Finlandia, quindi. È un po' diverso. Ma perché... cioè, la cosa che a me ha svoltato la vita sono state le persone che ho incontrato nel mio cammino. Mm-hmm. E io mi ricordo, ma vivamente, che la mia vita è cambiata da un momento all'altro quando ho incontrato degli argentini. Gli argentini, non so come mai, questi sudamericani, erano un gruppo di medici che erano venuti lì per studiare anche loro, avevano un'energia addosso che era una cosa finta. Cioè, avevano 30 anni, studiavano medicina, ma sembravano dei bambini. Ma bambini nel senso, non stupidi, bambini nel senso con la gioia e l'energia che c'erano dentro. Sì, quello che è la gioia proprio di fare le cose che fanno con entusiasmo. Esattamente, ed è stato lì quando ho conosciuto loro. Non so come mai mi avevano preso in simpatia. E ho iniziato a stare meglio io, ho iniziato a riprendere coraggio. Quando sono tornato in Italia ho detto, non esiste che io torno in Italia e faccio la fine di tutti gli Erasmus che vanno in depressione. Io la mia depressione l'ho già fatta, io il mio purgatorio, il mio inferno l'ho già scontato. Non esiste che siccome torno a Vicenza, a casa mia, mi riporto nello stato in cui ero. Io voglio portare questo stato d'animo che sono riuscito a vivere a Barcellona e perché era Erasmus e perché vuoi bella gente, perché tutto quello che vuoi, caspita, sono io e me la voglio portare dietro. Questo atteggiamento qua mi ha fatto scoprire una marea di cose. Vicenza, che era una città che ho sempre odiato, in realtà ho iniziato a dire, ma hai visto che c'è anche gente interessante? Ma hai visto che fanno anche cose interessanti? Ma vuoi vedere che forse ho sottovalutato? Ma vuoi vedere che forse tutte le cose che non andavano bene nella mia vita alla fine me le stavo un po' creando io? Mm-hmm. E ci sono ancora dentro questo processo di pulizia, capisci? Mm-hmm. Certo. A livelli diversi. Quindi qual è stata la cosa? Non lo so. Quando mi guardo indietro dico c'è stata una rete di eventi che quando è cominciato e quando è finito. Probabilmente tutto è cominciato quando sono nato, insomma. Però l'importante è acquisire poi consapevolezza, andare a lavorare poi su se stessi, non lasciare che le cose accadano. Perché non si risolvono, ma è importante proprio agire noi, essere noi attori e voler cambiare, migliorare le cose se non vanno. Guarda, posso un esempio che io faccio sempre quando faccio le conferenze, no? Le serate.
Io dico sempre questa cosa qua, facciamo finta che sono innamorato, perso della mia donna, e la voglio sposare, la donna della mia vita, voglio mettere su una famiglia insieme. E un giorno viene da me e mi dice, basta, è finita. Lì mi crolla il mondo addosso, mi si spezza, no, ci riprovo, niente da fare, è finita. Io sto a casa, non esco più perché sono depresso, ho paura di vedere la gente, e i miei amici mi battono una mano sulla spalla e mi dicono, dai, tanto passerà, ne troverai un'altra, ma io volevo lei, passerà, che cosa, io sto male. Passa un anno, dopo un anno di clausura, dico, ok, adesso ce l'ho fatta, adesso ho preso coraggio, adesso sono guarito, no? Sono guarito, esco la sera e dico, stasera faccio baldoria con i miei amici che da un anno sono a casa, e chi trovo? Trovo lei, che è questo nuovo moroso. Si tengono per mano e hanno gli occhi a forma di cuore. Io vedo quella cosa là e ripiombo alle sensazioni di un anno prima. È passato un anno, ma non è cambiato niente. Certo. A parte che ho perso un anno di vita. Mm-hmm. Integrare le emozioni significa che io faccio qualcosa su quell'aspetto lì, lo libero, lo integro, no, non lo trattengo, lo lascio andare, lo rielaboro. E allora, se io ho veramente rielaborato, dopo un anno vedo lei per mano con il suo nuovo amore, hanno gli occhi a forma di cuore, io non ci sto male, perché l'unica cosa che vedo è l'amore. Sono felice per lei. Mm-hmm. Mi spiego? Quanti risentimenti ci portiamo dietro? Per la rabbia, per... Tutte le cose che non abbiamo detto, tutte le cose che non abbiamo espresso, tutte le cose che tratteniamo perché non vogliamo fare vedere, ma anche a noi stessi. Ma guardate che io parlo in prima persona, quante cazzate mi racconto, ma ancora oggi, ma ancora oggi, nonostante siano 14 anni, è un continuo scavare. E una delle bellissime cose che mi aveva lasciato Max Damioli, il mio primo trainer, diciamo, quello che è stata una delle persone che per me è stata molto significanti, è che la distanza tra te e il tuo io ideale, tra te e il tuo paradiso interiore, tra te e il tuo Buddha illuminato, questa distanza qua non si misura in anni, si misura in cicli di integrazione. Cos'è un ciclo di integrazione? Un ciclo di integrazione è quando io un'esperienza la integro, l'ho fatta mia, l'ho superata, e allora sono pronto per la prossima. Adesso non vorrei andare su discorsi troppo esoterici, ma quando tu superi un'esperienza, questa non ti si presenta più. Quando tu superi un problema, questo non ti si presenta più. Questo non significa che quando tu superi un problema non hai più problemi. Questo significa che quando tu superi un problema hai un altro problema da risolvere, che avrà una complessità più elevata, avrà una complessità maggiore. Infatti, man mano che vado avanti, nonostante da un certo punto di vista mi sembra di avere sempre più chiare le idee, mi sembra che la vita si incasini sempre di più, e dico, ma porca miseria, ma com'è possibile? Ma in realtà un livello di casino più alto è più interessante. Perché tu sei cresciuto e... diciamo, hai maturato come, non dico come risolvere i problemi, ma come elaborarli, metabolizzarli e... Sì, cioè, se per esempio 10 anni fa il problema era riuscire a dire ciao a una persona che non conoscevo, oggi il problema è sostenere una relazione fruttuosa per entrambi, ma anche da un punto di vista professionale e lavorativo. Certo. Se una volta avevo paura a propormi, oggi questa paura non c'è più. Oggi c'è il bisogno di riuscire a sostenere le promesse che si danno, per dire, non lo so, certo. Faccio degli esempi per spiegare. Sì, è stato chiaro. Solo un attimo che vedo se c'è qualche commento nel frattempo. Allora... Sì, qua scrivono a chi ha avuto anche attacchi di panico dai 17 ai 25 anni. Sì, un'amica da anni ha attacchi di ansia e paure, si sente inadeguata e inutile pur essendo molto intelligente. Ma anch'io penso di essere intelligentissimo, ma anch'io mi sono sentito totalmente inutile. È comprensibile. Certo. Non ho fatto l'esercizio, male, fallo. Basta che fai 3 respiri di sollievo, Maria Teresa. Ricordo ok, che... no, era per dire okay, che non avevi fatto l'esercizio. Chi si è collegato comunque verso la fine può rivedere questa diretta che rimarrà pubblicata come tutte le altre. Assolutamente. E anche metterò il link per chi vuole appunto vedere cosa fa Federico, contattarlo. C'è sempre il link di ogni ospite, quindi anche di Federico Negrini. Allora, posso fare un... No, vabbè, niente. Prego. No, che se no, se posso fare un po' di pubblicità, perché c'è un libro dove queste cose ci sono scritte.
Ah, va bene, se hai anche il sito, metterò il sito. Che sì, se volete andare sul sito poi trovano tutto, insomma. Certo. E giusto per concludere, che siamo andati già un bel avanti. Po' avanti, e una cosa volevo chiederti, che parlavamo adesso di respirazione. E adesso con le maschere come si fa, che durante l'estate dobbiamo almeno per un po', adesso nei prossimi mesi, tenere queste maschere, la respirazione non è un granché? Hai qualche suggerimento, visto che anche d'estate col caldo tanti sono sclerati con le maschere? Allora, speriamo che ce le facciano togliere il prima possibile. Io ti dicevo, no, prima sono andato a correre con la maschera, è un po' difficoltoso. Però, primo aspetto positivo, io sono un po' allergico. La mascherina mi sta togliendo polveri, cose, quindi esco meno starnuti, meno fastidio. Cerchiamo di vedere i lati positivi, allora. Sì. Prima cosa è vedere i lati positivi. Ma è in tutte le storie, c'è sempre il lato positivo, il lato... Cioè, cioè la medaglia ha sempre due lati. Anche questa crisi qua, questo virus qua, se da un punto di vista ci ha bloccati e quant'altro, da un altro punto di vista è stata una grande opportunità. Quante persone non ti avrebbero conosciuto se non ci fosse stata questa situazione? Mm-hmm. Quante persone non si sarebbero messe a fare yoga su Zoom in questo mese? Penso che l'incremento sia stato enorme. A me scrivono tanti che grazie a questa quarantena e grazie al fatto che ho iniziato anch'io a, diciamo, organizzare quotidianamente questi appuntamenti, tanti mi hanno conosciuto proprio in questa quarantena. Esattamente, scusate. E quindi cerchiamo di vedere sempre l'aspetto positivo. La maschera bisogna portarla, è utile, ti può salvare la vita. Come tutte le cose, se io porto attenzione e consapevolezza, può diventare una modalità, può diventare una meditazione essenzialmente. Quello che suggerisco di fare proprio per portare maggiore attenzione durante la giornata è quello proprio di portare l'attenzione all'aria che calda esce, ti scalda il viso, e quando entra è più fresca. Ah, dici, cioè, quando con la maschera? Sì, con la mascherina ti viene amplificato, mentre quando tu respiri senza maschera non è che senti il tuo respiro, la maschera ti fa portare molta più attenzione al respiro. Mm-hmm. Cioè, può diventare veramente un momento di meditazione, cioè la maschera diventa un amplificatore del processo del respiro, no? Mm-hmm. E quindi questo ci aiuta a stare più presenti nell'aria che entra ed esce, quindi nella pancia che si gonfia e si sgonfia, e quindi nel flusso del respiro. Ok. Quindi sarà scomoda, sicuramente farà fastidio, sicuramente, però dipende sempre dove portiamo l'attenzione. Se io inizio a portare l'attenzione all'aria che entra e che esce, già sto portando l'attenzione da un'altra parte, che può essere molto più funzionale. Certo, quindi adesso quando con la maschera non brontoliamo solo che palle avere sulla maschera, così via, vediamo i lati positivi. Infatti alcune mie allieve già mi dicono, e adesso che ho la maschera posso fare gli esercizi anche quando sono per strada, tanto nessuno mi vede, e quindi esatto, quindi anche questo è un lato positivo, se proprio non sempre lamentarci, ma vediamo anche gli aspetti positivi. Certo, certo. Bene, bene. Ok, io direi che ci hai dato tantissimi spunti, tante informazioni, infatti qua vedo anche dei complimenti, quindi... Beh, ringrazio io voi, per me è sempre un piacere, insomma, poter condividere. Quindi ti ringrazio. Grazie a te per l'invito. Stanno guardando, proviamo da adesso in poi a concentrarci maggiormente al nostro respiro, anche quando facciamo la passare, perché no? Perché bisogna ottimizzare il tempo, quindi mentre si fanno gli esercizi assicuriamoci anche di respirare, e quello che anche io ripeto sempre, non stare in apnea, ma respira, e respira in modo consapevole. Assolutamente sì. Assolutamente. Bene, io direi che possiamo terminare. Ti ringrazio, Federico. E... terminiamo con un bel respiro di sollievo. Terminiamo. È finita, la... è finita anche la puntata di oggi. Facciamo tutti insieme, dai, in modo consapevole. Quindi dai tu il 3, 2, 1. Sì, ci facciamo tre respironi di sollievo. Tre è sempre il numero perfetto, no? Ok. Quindi facciamo le tre. Pronti, partenza, via. E alla prossima. Grazie Federico. Grazie a tutti. Ciao. Ciao ciao, ciao. Buon pomeriggio e buon weekend. Ricordatevi, grazie, di respirare, che è gratis. Lo faremo. Grazie. Ciao. Oggi abbiamo respirato, è stato davvero piacevole, quindi grazie per chi ha seguito anche questa diretta. E
Spero che vi sia piaciuto l'intervento di Federico Negrini e, come detto, metto su il suo sito così potete andare a vedere. Lui ha scritto anche un libro e lì trovate anche il libro proprio sul respiro. Io vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio e domani c'è una nuova puntata sempre alle 5:30 qua sulla pagina Viso Informa. Quindi un abbraccio a tutti, buona serata e ci vediamo domani per la puntata numero 49. Ciao, ciao, ciao!